Con Compagnoni c'è stata subito un'affinità elettiva? Compagnoni l'ho conosciuto dopo il successo del film, dopo quella serata, a Fretta e Fuggi, perché dovevano tornare. L'ho rivisto e ci ho parlato lunghissimamente, direi 2 anni fa, quindi è passato un arco di tempo infinito, io sono diventato vecchio, Compagnoni stava benissimo, però si vedeva che era un uomo carico di anni, barcollava sotto il peso di se stesso, però era limpido. E quando io gli chiesi, dico, posso fare qualche domanda? C'era anche Maria Rosa come mia moglie. Lei intervistava la moglie di Compagnoni ed era interessante poi le reazioni di una donna che è passata 3/4 della sua vita col marito in cima. E lei, mutatis mutandis, che ha vissuto con un uomo che praticamente c'era e non c'era, stava a casa e usciva, partiva per l'Alaska e poi andava a finire a Mogadiscio, ha trovato le domande giuste. E lei, questa signora molto, molto carina, molto disponibile, ha risposto con franchezza com'è la vita di una valligiana, la moglie di un pezzo di storia com'è. E lui, io gli chiesi con molta semplicità, ma c'è qualcosa che spinge la forza? Ma sa, dice, noi entriamo nella vita fin da piccoli guardando la montagna. La montagna è amica e anche nemica, bisogna saperla prendere la montagna. È come una grande mamma, dico, ma questo vale anche per la religione. Sa, io potrei rispondere che non so dove sia Gesù, ma sento che è accanto a me nei momenti del pericolo. E qui poi mi ha raccontato gli episodi, tra cui quello della madre che gli scrive, 7 giorni fa ho sentito che eri in pericolo, ho pregato, e arriva poi la risposta del figlio, coincidono le date, trasmissione del pensiero. Lei ha sentito che la mamma, che suo Achille, è andata in chiesa a pregare. Questa è, secondo me, una semplice e pulita confessione di fede che fa un vecchio Montanaro, un grande, che oggi qui ricordiamo veramente con simpatia, affetto e con orgoglio. E ha parlato di quella appunto salita al K2... poi c'è stata tutta la questione la polemica, ecco, vorrei sentire il suo parere. Lui mi ha detto, ma vorrei parlare di questo, perché mi ha portato molta amarezza e per un lungo periodo della mia vita sono stato tormentato da interviste, accuse, polemiche, eccetera. Siamo diventati vecchi. Io vicino il momento in cui io dovrò dire addio a tutti quanti. Non mi avvelenate questo momento di grande felicità dove si... Pensiamo a quelli che sono morti e pensiamo che il nostro lavoro a qualcosa è servito per la scienza alpinistica. Mi ha risposto, devo dire, con molto pudore e con molta pulizia. A questo punto, contravvenendo alle disposizioni dei grandi maestri, avrei dovuto insistere e martellare, ma francamente, da vecchio cronista confesso, non me la sono sentita, perché era talmente pulito il suo desiderio di dire basta, basta. È stato interessante per me fare un paragone fra i due protagonisti della conquista della vetta del K2, cioè Achille Compagnoni e Lino Lasciutelli. Compagnoni è la montagna che si sposta per prendere un'altra, forse fagocitarla. Lasciutelli è un uomo che si trova dentro l'avvenimento, lo coltiva, ci crede e lo fa con charme, con eleganza. Allora aveva 40 anni, 40 anni era un'età difficile per un alpinista. Come dice giustamente, come mi disse Compagnoni, Lino ha il dono dell'eleganza e si muove come un camoscio. Insomma, io penso che sia una definizione molto bella. Se il nostro Lasciutelli ci ascolta, penso che ne tragga soddisfazione. Facendo un passo indietro, che mi ha colpito molto e mi affascina, penso possa interessare anche molto il racconto appunto della sua infanzia sotto l'Etna. Lei è nato a Catania, no? Sì. Quindi, però da genitori... Sì, mio padre è un siciliano di origine sveva, Federico II, e mia madre era
figlia di un nobile, con cittadinanza, è complicata la cosa, cittadinanza svizzera, ma anche russa, ed era un vice direttore di una fabbrica d'armi dello zar, complicata la faccenda, no? Diceva Raffaele Viviani, il figlio del grande Viviani, diceva: Igor, tu ti dai un'ambroglia intra, sei proprio tutta una cosa molto molto impastata. E dopo la rivoluzione bolscevica, questi russi bianchi, questi manager, oggi diremmo, questi eccetera, fuggirono. Mio nonno fu salvato dai suoi operai, che gli misero della fuligine addosso di un camice e passò nella mezza alla massa degli operai, perché erano venuti quelli della Neppe e volevano arrestare mio nonno, il quale poi ci guadagnò il cardiopalmo, perché si mise a dare uno spavento, poveraccio. Riuscirono tramite il passaporto svizzero e corruzione dei puri bolscevichi a partire. Mia madre è andata avanti ed era passata in un momento ancora un po' incerto, non c'erano disposizioni, ed era a Trento, dove aveva studiato alla Forza Università di Trento. Infatti in casa era considerata una menscevica, ed era considerata una pericolosa rivoluzionaria, perché stava sempre, ecco, una socialdemocratica vera, per quello che mi posso ricordare, quella che mi ha creato mio padre. E mia zia Dina, un'altra, è riuscita a fuggire anche lei tramite la Croce Rossa. Rimanevano appunto mio nonno e la più piccola, Tata Vera. 45 giorni di trenaccio, vecchio treno, con la gente che moriva, i morti lasciati nelle stazioni, e da lì a Odessa. Adesso, pagando tutto, levandosi perfino gli anelli, tutto, si passa e si va finalmente verso la libertà. E mio nonno si è beccato il cardiopalmo, i medici dicono che ha bisogno di vivere sereno, un posto tranquillo e bello. Questi nobili russi ospitavano le famiglie, c'era un interscambio tutto legato alla cultura, era un'epoca, diciamo così, da sogno. E quindi avevano conosciuto questi marchesi Palli di Grosseto, furono loro ospite, e a un certo momento mia madre scoprì che c'era un concorso per una cattedra di russo presso una regia università, eccetera. Mia madre andò a Roma, si informò al ministero, fece domanda, fece gli esami, erano due posti, c'erano, e i concorrenti non so che fossero 3-4, con cui c'era il famoso Ettore Logatto, che era l'unico, diciamo, traduttore allora che si conoscesse. Mia madre vinse ovviamente il primo posto, perché conosceva l'italiano benissimo. I nobili di una volta, perlomeno in Russia, conoscevano 3-4 lingue. Quindi lei parlava benissimo italiano, vinse, e poteva scegliere fra Roma, cattedra, o cattedra a Catania. Il medico consigliò Catania, allora l'Etna era buona, non rovesciava la pilli, la gente era poca, l'università aveva prestigio. E così mia madre e tutta la famiglia si trasferirono. La famiglia, lei è la più piccola, Tata Vera. Il viaggio in treno mi fa pensare, c'è un brano bellissimo di Pasternak, sì, del dottor Zhivago, in cui c'è la descrizione di questo viaggio. Terribile. Che poi si sono ripetuti, hanno portato valanghe di persone. Poi alcune sono andate verso Odessa, adesso era il valico, diciamo, più. Altre si sono scoraggiate, ma sono anche morte. Mi raccontava mia mamma di cose spaventose sul treno. Gente che moriva perché si vergognava di andare in gabinetto e scoppiava. Mia zia, tantissimi anni dopo, a Roma, ha visto il dottor Zhivago e ha detto che una volta tanto un film sulla Russia, attraverso la tragedia, verso la tragedia del bolscevica, era
perfetto, grosso film. Ma c'è molta passionalità nel tuo carattere, però mi pare... C'è molta pietas. Quello sì. Una grandissima quello pietas. Quello sì. E guarda, io sai, profondamente sono buono. Come tutti quelli buoni, si incazza quando c'è davanti l'imbecille, quello che non vuole faticare. E allora passo per essere odioso, scostante, presuntuoso, arrogante. Però quando posso dare una mano a qualcuno lo do, certo. La faccio. Però sempre che risponda a certi requisiti che io onoro come diciamo così, catechismo. Ecco, un catechismo del professionale, del giornalismo. Sì. Non fare questo, non fare quello. Certo. Adattare 2-3 linee di massima, cercando con molta umiltà di non uscire dal sentiero.